Buongiorno amici, nuovo giovedì e nuovo video. Tantissime volte mi capita di parlare con altri musicisti e spesso mi dicono che si chiudono in sala prove per ore e ore a sviluppare il proprio progetto musicale senza guardarsi intorno e capire tutta l'organizzazione che ci sta dietro. Quindi in questo video vi voglio spiegare perché un progetto musicale è una startup. Ovviamente andare in sala prove e provare il più possibile non è che faccia male, questo è chiaro. Prima di passare a questo argomentone, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un like e un commento e andiamo. Allora, partiamo dal presupposto che oggi partiamo con un nuovo progetto musicale che parte da zero. Quali sono le cose fondamentali che dovremmo fare? Io, fino a qualche tempo fa, pensavo che un giorno sarebbe arrivato uno che avrebbe investito su di me dicendo che il mio progetto era bellissimo, ma non funziona così. Mi spiace. Quando si inizia un nuovo progetto musicale, solitamente ci si immerge totalmente nella parte più divertente, quella di scrittura, di produzione, di registrazione delle nostre canzoni. È la parte più bella in assoluto, e se fate musica ovviamente è quella che vi appassiona di più, ma la realtà dei fatti è che se volete sviluppare il vostro progetto dovete considerare questa parte solamente come un pezzo del totale delle cose che voi dovete fare per raggiungere il vostro obiettivo. Infatti, se volessimo vederla come una torta, questo rappresenterebbe probabilmente meno del 40%. No, non sto scherzando, è davvero così. Tra l'altro, sulla preproduzione, se non sapete che cos'è, abbiamo fatto un video che vi lascio qua. Se io ho registrato dei brani e questi brani sono bellissimi, ho composto il miglior disco del decennio, ma non so promuoverlo e non lo so far arrivare alle persone che lo ascoltano, beh, nessuno se lo caccherà di striscio. E il restante 60% è rappresentato sostanzialmente da comunicazione. E lo so, per noi musicisti forse è un po' difficile all'inizio andare a pensare alla comunicazione online, perché tante volte non ne sappiamo una mazza. Per come la vedo io, la comunicazione di un progetto musicale si compone di due parti fondamentali. Da un lato c'è il racconto giorno per giorno del nostro progetto tramite i social, con fotografia, video, blog, tutto quello che volete, che serve sostanzialmente a crearsi una base di persone che vi segue e che è pronta a recepire il vostro nuovo lavoro quando arriverà. Dall'altra parte, invece, c'è il momento del lancio di un nuovo pezzo, di un nuovo album. Qua bisogna creare tutto il materiale promozionale, che forse è un po' più istituzionale, che veicolerà il vostro prodotto. Quindi videoclip, fotografia, foto di band, e pensare anche alla promozione in sé per sé, quindi all'advertising sui social, all'uscire su una testata di settore. Adesso abbiamo completato la nostra torta, ma ripensando al nostro nuovo progetto musicale, dovremo capire i costi che stanno dietro a questa torta e dove andare a investire il nostro denaro, che all'inizio, lo sappiamo, è sempre poco. Cosa dobbiamo fare rispetto a quella torta? Dobbiamo decidere un budget e capire come ripartirlo nelle varie fette. Sicuramente, ve lo dico già, se fate i conti non avrete mai i soldi per permettervi di pagare professionisti che vi curino la totalità della vostra torta. Quindi come si fa? Si va a capire quali sono le parti che si possono affrontare da soli. Ad esempio, noi abbiamo affrontato da soli la prima volta la registrazione. Sulle altre si vanno a trovare dei collaboratori che vi aiutino a gestire le altre fette. A noi è capitato tantissime volte di trovare delle persone che si stavano approcciando a un mondo come quello della fotografia o quello del video, a cui abbiamo dato in mano sostanzialmente il nostro progetto. In questo modo siamo riusciti ancora a ridurre i costi. Però raga, pagatele le persone che collaborano con voi. Man mano che andate avanti col vostro lavoro, fatevi dare sempre dei feedback, perché tramite i feedback delle persone riuscirete a capire dove sono i vostri punti deboli e cosa migliorare e dove andare a investire la prossima volta. Concludendo, perché è fondamentale pensare una band come un'azienda? Perché pensandola come un'azienda vi porrete degli obiettivi, entrerete subito in quel mood mentale che vi porterà a migliorare giorno dopo giorno e a far crescere il vostro progetto. Mentre se non lo farete, la musica diventerà il miglior hobby che avete avuto nella vita.